capire come mai siete al Cleto Festival. Abbiamo tenuto un laboratorio di danza del Reventino. Siamo l'associazione Felici e Conflenti, da anni siamo impegnati in un lavoro di ricerca, di recupero e valorizzazione di uno stile di danza e della musica relativa a un'area, l'area del Reventino, del Monte Reventino, che è uno stile particolare di danza che si differenzia dal resto della Calabria. Il legame con il Cleto Festival, perché un lavoro sul territorio, anche per quanto approfondito, non può prescindere da fare rete con altre realtà. Cleto e Conflenti sono circa 45 minuti, ma anche se abbiamo degli stili o degli obiettivi differenti, condividiamo un'idea di valorizzazione del territorio. E quindi effettivamente tra il Felici e Conflenti e il Cleto Festival c'è un rapporto di stima reciproca e di solidarietà reciproca anche. Loro ci sostengono nel nostro stage che si tiene ogni anno alla fine di luglio, Felici e Conflenti, e noi contraccambiamo con grande piacere. Com'è stata, diciamo, l'accoglienza da parte del pubblico per questo incontro che avete tenuto qui al Cleto Festival? Allora, molta curiosità. E come tutte le cose più semplici, dico spesso, sono anche le cose più difficili. E effettivamente l'approccio è un po' di sorpresa del fatto che una danza, per quanto possa essere tradizionale e semplice, rivela comunque delle complessità di gestione dello spazio, di gestione del corpo. Quindi effettivamente c'è una sorta di timore reverenziale da parte del pubblico di scoprire come dietro a una apparentemente semplice danza tradizionale c'è tutto un mondo, sia coreutico che di corpo, di senso e simbolico, da approcciarci. Poi noi, soprattutto grazie ad Andrea, che ha sempre un buon umore, una battuta pronta, riusciamo un po' a trasmettere anche in una maniera piuttosto ludica. Quindi se all'inizio c'è un po' di timore, dopo la danza come espressione di comunicazione prevale e unisce le persone. Quale sarà il prossimo appuntamento dopo il Cleto Festival? Stiamo già preparando un'edizione invernale di Felici e Conflenti. Le date usciranno tra poco sulla pagina Felici e Conflenti, sia il sito internet che la pagina Facebook. Quindi non prendete programmi per Capodanno, perché saranno 3 giorni all'insegna della condivisione, dello stare insieme e della riscoperta e valorizzazione del patrimonio tradizionale. Quindi ci vediamo a Capodanno. Perfetto, a questo punto chiediamo ad Andrea Bressi, che è un cantastorie, se ci fa un piccolo, non lo so, intro per Liberi TV come buon augurio per la fine di quest'estate, però l'inizio di un buon autunno e di un buon inverno. E mandiamo a tutti tanti saluti, Cadacleto, siamo tutti giunti. Grandioso.